Vaccini, figliuolo, dopo gli over 65, somministrazioni aperte a tutti, oggi poco più di 9.000 casi, cala il numero delle vittime. Domenica in zona gialla tra mare e città d'arte in gran parte del paese, domani cambiano i colori, Val d'Aosta rossa, Sardegna in arancione. Fedez contro la Lega, su DDL Zan, Salvini, chi discrimina già punito, PD, M5S, rapper ha ragione, polemica sulla Rai, l'azienda nessuna censura. Osama Bin Laden, 10 anni fa in Pakistan, gli americani uccidono il nemico numero uno, oggi le truppe USA e NATO lasciano l'Afghanistan. Con la pandemia scoppia la crisi dei microchip, troppo alta la richiesta per PC e tablet, a rischio produzione industriale e occupazione. Tecnologica e sostenibile, ecco come sarà la nuova arena del Colosseo Franceschini, qui il 29 luglio il G20 della cultura. L'Inter è campione d'Italia, a Milano esplode la festa, 11 anni dopo il triplete, i nerazzurri tornano a vincere lo scudetto, il capolavoro di Conte che dice la svolta dopo l'eliminazione in Champions. Primo fine settimana con graduali riaperture, tornano i turisti nelle città d'arte, da domani nuovi colori, arancione alla Sardegna, rossa solo alla Val d'Aosta. Vaccinati oltre 20 milioni di italiani, il commissario Figliuolo annuncia dopo over 65 apriremo ad altre classi, inaugurati nuovi hub a Napoli e Roma. Fedez al concertone attacca sul DDL Zan, volevano censurarmi, la Rai mai chiesti i testi, Letta condivido le sue parole, Salvini pronto a un confronto sui diritti civili. Gli ex terroristi rossi come i jihadisti del Bataclan, così il ministro della giustizia francese, in settimana al via il processo per l'estradizione. L'Inter vince lo scudetto e interrompe il dominio della Juve, migliaia di tifosi in piazza Duomo, appello della società, festeggiamo in modo responsabile. Scontro sulle dichiarazioni di Fedez al concertone del 1° maggio. Il rapper attacca la Lega e accusa la Rai, ha cercato di censurarmi, l'azienda ha nessun condizionamento. Approvare subito il disegno di legge Zan contro l'omotransfobia, la richiesta di PD 5 Stelle e LeU, muro del centrodestra per il via libera in Parlamento, rischio tempi lunghi. La campagna vaccinale, il commissario Figliuolo, dopo gli over 65 somministrazioni aperte a tutti, inaugurati due centri a Roma e Napoli, in arrivo oltre 2 milioni di dosi Pfizer. Domenica in zona gialla in gran parte d'Italia, da domani Val d'Aosta in rosso, assembramenti notturni, proteste contro il coprifuoco, 144 morti, numero più basso da 7 mesi. Non si attenua l'emergenza nel Mediterraneo, oltre 90 persone su una barca in difficoltà, nuovo naufragio al largo della Libia, già recuperati 11 corpi, Sea-Watch chiede porto sicuro. 11 anni dopo il triplete, l'Inter vince lo scudetto, è il 19° della sua storia. Caroselli di auto, migliaia di persone in piazza Duomo, appello della squadra ai tifosi, siate responsabili. Le parole di Fedez dal palco del concertone del 1° maggio infiammano la politica. Il rapper attacca Salvini, contrario al decreto anti-omofobia Zan. Dalla Lega l'invito a dialogare davanti a un caffè, ma è comunque polemica. Il pentastellato Conte, io sto con il cantante, bufera anche sulla TV di Stato, accusata dall'artista di volerlo censurare. Il direttore di Rai 3, Franco Di Mare, convocato d'urgenza in commissione di vigilanza. Il segretario Dem Letta, Viale Mazzini, bisogna chiedere scusa. Lo scandalo dei verbali coperti da segreto istruttorio. La procura di Perugia studia l'incartamento sulla loggia Ungheria, che raccoglieva importanti pezzi dello Stato e affermava di poter decidere carriere e nomine della magistratura. Rivelazioni che darebbero forza alle parole di Luca Palamara sul sistema giustizia. Il Parlamento ha chiesto una commissione di inchiesta e ora anche l'ANM invoca chiarezza e in fretta. Vaccini avanti tutta, al ritmo di 500.000 al giorno, sono più di 20 milioni le dosi somministrate e 6 milioni di cittadini che hanno già ricevuto la seconda.
Gli ABA a disposizione sono oltre 2.400. L'immunità di gregge in estate è un obiettivo possibile. Il commissario Figliuolo, messi in sicurezza gli over 65, apriremo la campagna a tutte le età. Iniezioni anche a scuola, come negli anni 70, e il virus ora rallenta. 9.148 nuovi casi e 144 vittime in 24 ore. Preoccupa però la variante asiatica, esercito al lavoro per circoscrivere la zona rossa vicina a Latina, dove vive una numerosa comunità Sikh ed è corsa contro il tempo per rintracciare i 300 indiani sbarcati in Italia prima dello stop ai voli imposto dal ministro Speranza. Massima allerta nei nostri aeroporti, i passeggeri provenienti da New Delhi con scalo in Europa aggirano i controlli con falsi test negativi acquistati alla partenza per pochi dollari, positivi anche piloti e personale di bordo. Cimiteri di Roma, ancora migliaia di bare accatastate nei depositi sotto l'accusa Lama che, dopo aver minacciato azioni illegali per procurato allarme, ora ammette ci sono problemi dovuti alla carenza di organico per la pandemia. L'azienda municipalizzata assicura, nell'ultima settimana ci sono state 300 cremazioni, domani riprenderemo l'attività a pieno regime, ma la bufera non si placa. Scintille pure sull'emergenza rifiuti. Nuovo ultimatum del governatore del Lazio Zingaretti alla sindaca Raggi. Dobbiamo salvare la capitale. Se non si agisce con un piano nei prossimi giorni, lo faremo noi. E interviene anche il governo. Vanni Agava, sottosegretario alla transizione ecologica. Non è più il momento di scontri istituzionali. Occorre recuperare il tempo perso ed evitare gli ultimi indegni spettacoli. Buonasera, riaperture, vaccinazioni, l'Inter che è già campione d'Italia. Vediamo i fatti principali. Oggi 9.000 nuovi contagi con meno tamponi effettuati e 144 vittime. È il dato più basso da 7 mesi. Avanti con i vaccini, dopo quota 500.000, un nuovo obiettivo, 1 milione di somministrazione al giorno. Figliuolo, all'inaugurazione del lab di Porta di Roma, l'Italia ce la fa e in fretta. Dopo gli over 65, vaccini a tutti, anche ai giovani. Nella prima domenica di riaperture, code e assembramenti in molte città, da Napoli a Roma. A Milano, violando le restrizioni anti-Covid, esplode in Piazza Duomo la festa dei tifosi per lo scudetto dell'Inter. Bandiere, cori, fumogeni e niente distanziamento e mascherine abbassate. 10 anni fa venne ucciso il terrorista più ricercato del mondo, Osama Bin Laden, leader di Al-Qaeda, responsabile dell'attentato alle Torri Gemelle, individuato dagli americani in un'operazione segreta coordinata da Obama. Con la decisione di Biden di ritirare le truppe dall'Afghanistan, ora la guerra al terrore entra in una nuova fase. Un caso politico, l'attacco di Fedez dal palco del 1° maggio. Esponenti della Lega accusati di omofobia e la RAI di un tentativo di censura. Bufera di polemiche. Salvini, difendo la libertà di parlare e amare. Dal centrodestra critiche per il cantante. La sinistra lo difende, si riaccende lo scontro sulla legge Zan. Pannelli mobili in legno e fibra di carbonio, leggerissimi, a impatto ambientale zero. Presentato il progetto per la ricostruzione dell'arena del Colosseo. Entro il 2023, il monumento simbolo dell'Italia nel mondo svelerà i misteri dei suoi sotterranei. Franceschini, è una grande sfida. L'Inter, campione d'Italia dopo 11 anni e lo scudetto numero 19, arriva 4 giornate prima della fine del campionato dopo il pareggio Sassuolo-Atalanta. Nerazzurri irraggiungibili per gli avversari, spezzato il lungo dominio della Juve, la gioia dei tifosi. In diretta al TG5 l'allenatore Antonio Conte. Bufera sulla RAI dopo la denuncia di Fedez al concertone del 1° maggio sul DDL Zan contro l'omofobia. Mi volevano censurare per gli attacchi alla Lega, dice il rapper che mette in rete una telefonata con i vertici dell'azienda pubblica. Con lui si schierano PD e 5 Stelle, nessuna pressione. Replicano però i massimi dirigenti RAI. Salvini dice basta dirigenti di sinistra nella TV di Stato. La campagna vaccinale accelera ancora. Per il commissario straordinario, il generale Figliuolo, sarà possibile aprire le immunizzazioni a tutte le classi di età appena saranno completate le somministrazioni fino agli over 65. Pochi i tamponi processati oggi e poco più di 9.000 i nuovi contagi, con 144 vittime, un numero particolarmente basso. Domani cambia ancora la mappa dei colori, sarà rossa solo la Valle d'Aosta.
Dopo le celebrazioni del 1° maggio, i sindacati restano in pressing sul governo e chiedono la proroga del blocco dei licenziamenti e un confronto sul recovery plan. A pungolare l'esecutivo oggi è anche il presidente di Confindustria. Draghi sa cosa va fatto, ha avvertito Bonomi, ma avrà difficoltà se i partiti hanno da dire su ogni cosa. Dopo il naufragio del 21 aprile, costato la vita a 130 persone, oggi nuova tragedia in mare davanti alle coste libiche. Sono stati recuperati 11 corpi e salvate 12 persone. Intanto due mercantili stanno cercando di aiutare un'altra imbarcazione alla deriva con un centinaio di migranti. La situazione a bordo è drammatica e qualcuno avrebbe tentato di gettarsi in mare per raggiungere i soccorritori. E poi c'è lo sport, il calcio, l'Inter è campione d'Italia per la 19ª volta. La vittoria arriva con 4 giornate d'anticipo grazie al pareggio dell'Atalanta con il Sassuolo. I nerazzurri inseguivano il titolo da 11 anni. La squadra di Antonio Conte interrompe così la lunga egemonia della Juventus durata 9 stagioni consecutive. Tantissimi i tifosi in festa, ma già con polemiche per il poco distanziamento.